alla quarta e ultima giornata di Cucinare. Siamo nell'area Sipe, l'area di Sipe, per una serie di incontri di carattere informativo, formativo, e il programma prevede adesso un appuntamento molto interessante sia per i giovani che per gli esercenti. Il tema del giorno è uso e abuso di alcol tra i giovani, responsabilità individuali e sociali, quindi l'impresa di bar e l'impatto con il pubblico giovanile, quella che ho chiamato Spritz Generation. Presentiamo il tavolo, abbiamo da sinistra verso destra il dottor Luciano Sbraga, che è il direttore dell'ufficio studi di Cipe, il dottor Filippo Pezzani, direttore generale di Assobirra, che rappresenta appunto le imprese birrarie, il dottor Marcello Sore, direttore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ospita questi eventi, la dottoressa Alessandra Vinceguerra, vice prefetto Caio, il dottor Alfredo Zini, vicepresidente della FIPE nazionale, Sergio Rocchietta, che è lì, che è il presidente della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ricordo i comuni, Enrico Focone, presidente della Federazione Pubblici Esercizi di Pordenone, e dottor Stocca, che non so, vicepresidente settore bar di Pordenone. Bene, allora da chi cominciamo? Io penso che la parola iniziale debba averla il presidente della Cipe del Friuli, che è un po' il padrone di casa e che ringraziamo per tutte queste attività che ci ha consentito di svolgere, peraltro con molto interesse e molta partecipazione. Sergio Lucchetta. Grazie. Allora, innanzitutto mi pone l'obbligo di ringraziare gli ospiti che sono venuti a parlare con voi. Un grazie particolare lo do ai ragazzi che sono presenti, perché sono quelli coinvolti in questo tipo di discorso. Dopodiché Daniele Cataruzza, che vi ha accompagnato, ci dirà due cose della scuola. Le scuole che in questo periodo sono presso la fiera di Pordenone a fare servizio con i nostri chef, i nostri barman, stanno facendo un ottimo servizio e auspichiamo loro di avere un futuro in questo settore che possa dare delle soddisfazioni. Allora, volevo dire questo: i pubblici esercizi sono quelli che somministrano alcol, i nostri pubblici esercizi somministrano alcol, ma con tutto quello che bisogna fare, sanno come comportarsi. Il problema che esiste è che nel mondo sono molti quelli che somministrano alcol senza sottostare alle regole. Siamo noi che somministriamo dobbiamo somministrare questi prodotti e siamo qui a discutere dell'argomento. Io posso parlare della FIPE della provincia di Pordenone, della regione Friuli Venezia Giulia, perché poi c'è chi parlerà della FIPE a livello nazionale. Sono anni che noi siamo sul problema, la fiera ci ha visto fare dei convegni sempre con i giovani e le scuole su questo argomento. Noi diciamo una cosa sola: stiamo attenti, perché chi somministra alcol ai giovani senza rispettare le norme non sono i pubblici esercizi. Se c'è qualche pubblico esercizio che lo fa, noi diciamo questi su pubblici esercizi non stanno alle regole, quindi noi non li difenderemo mai. Noi difendiamo i pubblici esercizi che stanno alle regole, ma questo lo ribadiremo molto forte. Oggi sentirete molte cose che riguardano l'alcol. Mi fa piacere che sia il viceprefetto, perché la prefettura di Pordenone ha creato più volte tavoli che affrontano questo discorso. Volevo ricordare che in provincia di Pordenone, la provincia di Pordenone, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi con la Concommercio ha fatto delle locandine rivolte ai giovani, locandine che ricordano ai meno di 8 anni, vieni da me, non puoi bere alcol,
e così via, sono cose molto simpatiche. Ora li riproporremo, li abbiamo già riproposti una volta, li riproporremo una seconda volta, forse lo dirà anche qualcun altro. Noi siamo genitori, mariti, fratelli di ragazzi giovani come voi, ma volete che non ci preoccupiamo della vostra salute? Volete che non ci preoccupiamo del vostro futuro? Noi ci preoccupiamo della cosa e ci preoccupiamo con dignità. Quindi grazie ancora a tutti, l'argomento è sicuramente un argomento interessante. Prima di passare la parola a loro, la passo a chi poi deve andare a lavorare, a Daniele Cataluzza, che ci dice due cose sulla scuola e sui ragazzi. Buongiorno a tutti, ragazzi, conoscono molto bene e sanno come la pensano anche su questo argomento, in quanto io come signori più a fianco abbiamo più pubblico un'attività commerciale, ma sono un po' male. Quello che conta è la responsabilità, quella che abbiamo noi, però, da quello che mi riguarda me, verso i ragazzi, verso i più giovani, quindi l'uso e l'abuso di aria, comunque l'eccesso. Ecco, capita spesso che almeno da me, però comunque non ne vengono fuori perché non è un non categorico, dico beh, io sono maggiorenne, va bene, mi fai 5.000 euro, per tutte quante bene, per bene e più in avanti. Perché qual è il trucco di spesso utilizzato? Mandano avanti uno che è maggiorenne, comunque può essere per simile, certa cosa, questo va avanti. Ordina anche per gli altri, solo che c'è un problema che di mezzo ci sono i minorenni. E qui la responsabilità per me è grandissima. Uno. Due, lui anche per quello che l'altro ragazzo, il camminato, perché se il ragazzo mi esce, mi cade, succede qualcosa, gli chiedo ma dove sei stato bene, e sono qua. Per quando giustamente vieni che dico bene, sono dolore, che è giusto essere così. Dico solo semplicemente una cosa, poi chiudo. Ricordatevi, bere bene si può bere bene, ma con moderazione. E evitiamo di dire cose soprattutto per l'interessare, perché quelle mi danno una volta la testa che è tremenda. Quindi bere con moderazione e con responsabilità. Assicurarsi che chi, quando uscite, chi mangia bene, chi guida la macchina, sia in condizione di poter guidare. Detto questo, vi auguro una buona giornata, un messaggio che conoscete molto bene la sottoscritto, e sono cose che andremo ancora a criticare a livello di scuola. Cedo la parola delle persone che sono molto più addette a questo, io vi auguro una buona giornata. Grazie Daniele. Passo la parola ora al direttore generale, dottor Marcello Fiori, che in questi casi si dice farà da moderatore. Grazie Presidente. Questo momento della Federazione dell'Associazione di Pordenone e del Comune di Lungo Pordenone, perché siamo uno di noi che abbiamo la responsabilità sociale, io ho tutta la serie di persone, soprattutto nei confronti di quelli che sono più indifesi, quelli che sono giovani ed anziani. E i giovani sappiamo che sono patrimonio del futuro, quindi il patrimonio poi lo scegliamo. Diciamo che ce ne va. A dimostrare c'è anche lo Stato, perché se c'è stato un divieto posto nel 1940, ma già presente, di somministrare al codice, non è di senso, è stato fatto nel 1908. È stato fatto perché a 16 anni non si hanno ancora gli antichi che servono per assorbire l'acqua, quindi gli effetti dell'acqua, anche in piccole dosi, sono molto negativi per la salute. Questo è un fatto scientifico sul quale c'è poco da discutere. La normativa si è evoluta in un'accelerazione in questi ultimi anni, anche perché il modo di bere nel nostro panorama è cambiato completamente. Sono diminuiti i consumi di alcol, ma i consumi stessi si sono spalmati in maniera diversa sulla popolazione. Mentre una volta l'Italia era famosa per il bere mediterraneo, ovvero sia bere esclusivamente a pasto, e l'altro, chi lavorava la terra in campagna, diventava una red bull, diciamo. Adesso, con la sedentarietà e quant'altro, il consumo di alcolici del chilo
di pochi decenni si è quasi neutralizzato, ma è esploso nelle fasce giovanili. Fasce giovanili che si riuscivano sempre più velocemente all'alto. Adesso il dottor Braga, direttore dell'ufficio studi della federazione, partendo dall'ultimo rapporto fatto dal ministro della Sanità al Parlamento sulla condizione della legge di alto, illustrerà in un modo più dettagliato queste cose. A te la... Grazie, no, ecco, ce l'ho. Grazie, buongiorno a tutti. Naturalmente io cercherò di rispondere, porrò alcune domande e poi vediamo se nelle cose che farò vedere ci sono anche alcune risposte. Naturalmente il tema è molto complesso, ha tante sfumature, e per cui è importante che poi a parlarne siano persone senz'altro più competenti di me, come quelle sedute qui al tavolo. Però la prima domanda a cui dovremmo tentare di rispondere in modo fuori dagli schemi, fuori dai pregiudizi e anche dagli stereotipi, è soprattutto quella di dire se in Italia esiste un'emergenza alcol e se esiste, quali sono le sue dimensioni, dove si può, qual è il profilo di questa emergenza. Proviamo a vedere intanto se esiste un'emergenza. Allora, questo grafico, spero si veda bene, fa vedere come dagli anni 70 e poi fino ad oggi, fino a anni abbastanza recenti, ma il trend è quello che conta, vogliamo cogliere, come è andato il consumo di alcol in alcuni paesi europei. Qui abbiamo messo a confronto paesi in qualche modo vicino a noi, come la Francia, la Spagna, poi abbiamo fatto riferimento a paesi del nord Europa, come la Germania e il Regno Unito. Abbiamo trascurato alcuni paesi più a nord Europa, come i paesi appunto dalla Finlandia, la Svezia, la Norvegia, dove le problematiche sono estremamente diverse. Naturalmente il consumo viene misurato in litri di alcol pro capite, quindi alcol puro, non parliamo di bevande alcoliche, ma di alcol puro. Voi vedete che dagli anni 70 ad oggi, per quanto riguarda l'Italia, siamo passati da circa 20 litri di alcol puro pro capite a poco meno di 7 litri. Quindi c'è un processo inarrestabile che peraltro è comune anche agli altri paesi tra alti e bassi, come la Spagna, la stessa Francia. C'è una tendenza inversa nel Regno Unito, ma partiva da una dimensione, da volumi molto più bassi di quelli nostri e degli altri paesi. Comunque il trend è in forte, forte calo. Vedete qual è il consumo in termini, pensando alle bevande alcoliche, da sugli alcolici al vino alla stessa birra, anche qui siamo molto bassi tra i superalcolici, 0,3 litri di alcol puro pro capite in Italia, questa è l'ultima rilevazione, in Francia abbiamo 2,7, in Germania 2,3 e così via. Siamo insieme alla Francia più alti nel consumo pro capite di vino, perché ci sono tradizioni, ci sono storie, ma anche vocazioni di produzione produttiva all'interno dei paesi. Pensate alla produzione di vino in Italia e Francia, e poi per esempio siamo bassi anche nel consumo di birra, 1,6 litri pro capite di alcol puro contro i 6 litri della Germania, i 2,3 anche della Grecia ad esempio, o 5,7 dell'Irlanda. Questi sono i paesi a grande vocazione produttiva nel campo della birra. Quindi anche da questo punto di vista, se guardiamo i dati aggregati, vediamo che si conferma a livello aggregato che non c'è un'emergenza, anche, anzi si sta andando verso una riduzione dei consumi. Però la situazione risulta in evoluzione, come abbiamo visto, tra molte luci, lo metto tra parentesi, ma anche qualche ombra, perché non dobbiamo nascondere la polvere sotto il tappeto e dire che non ci sono anche dei problemi. Che cosa sta accadendo? Quello di cui parlava in apertura Marcello Fiore, il dottor Fiore, quando diceva si sta in qualche modo affermando in alcune sacche, in alcune occasioni di consumo, appunto che cosa? Il cosiddetto, la dissociazione tra il consumo di bevande alcoliche e il consumo di pasti. Il consumo
sviluppo mediterraneo, molto legato all'associazione tra alcol e pasti, invece in qualche modo vedete quei cerchietti rossi fanno vedere che si sta andando verso un aumento tra il 2002 e il 2012, ad esempio, delle occasioni di consumo occasionali o addirittura dei fuori pasto. Il fuori pasto è un problema che non esiste allo stesso modo in tutte le regioni italiane sul territorio, ma è più forte in alcuni luoghi. Ad esempio, ho messo la barra rossa sul Friuli Venezia Giulia perché rispetto al profilo medio il Friuli Venezia Giulia è sul fuori pasto in crescita rispetto, ovviamente non parliamo delle province di Bolzano di Trento o anche della stessa Valle d'Aosta o della Sardegna, però c'è un profilo, diciamo, esiste un problema fuori pasto in alcune regioni. Tra i più giovani non mancano comportamenti a rischio, perché dobbiamo dire che di fronte a una dinamica forte di contrazione del consumo di alcol ci sono però, per ragioni legate anche agli stili di vita che stanno solo in rapida evoluzione, ci sono ovviamente dei comportamenti definiti a rischio secondo i codici riconosciuti come comportamenti a rischio, che vuol dire un consumo al di sopra di alcune unità di alcol in modo quindi non moderato, almeno al giorno. E qui stiamo parlando ad esempio soprattutto di giovani. Le persone, c'è un comportamento a rischio nei giovani tra 11 e 17 anni, stiamo parlando di 421.000 persone, e qui stiamo parlando di persone, quando parliamo, è un po' tecnico, non pensare che si dica una cosa imprecisa, e stiamo parlando naturalmente di minorenni che non dovrebbero consumare alcol. Quindi è definito consumo a rischio quando si consuma alcol e non si dovrebbe consumare, quindi 421.000, mentre tra i giovani tra 18 e 24 anni che invece possono consumare alcol, si parla di consumo a rischio quando non è moderato, quindi si parla di almeno 2-3 unità di alcol al giorno, e sono 663.000 persone, fino ad arrivare al comportamento estremo che è quello del cosiddetto binge drinking, che riguarda 145.000 minorenni, cioè quindi ragazzi tra 11 e 17 anni, e poi 633.000 ragazzi tra 18 e 24 anni. Questo è un altro fenomeno a rischio. Ho voluto citare qui sia le percentuali che i valori assoluti, perché a volte le percentuali nascondono, non fanno vedere bene alcuni fenomeni. Comunque ci sono 700-800.000 giovani per cui che hanno dei comportamenti su cui che bisognerebbe correggere. Anche in questo caso sul binge drinking i fenomeni non sono di fronte a quel 14% che guardavamo tra i giovani, ma quindi da tutta la popolazione, vedete che anche in questo caso nel Friuli Venezia Giulia c'è un problema un po' più alto, non è drammatico ma è un po' più alto. Non parliamo ad esempio di Bolzano, dove siamo al 20% della popolazione, o della provincia di Trento, dove siamo al 12 circa. Andando avanti, c'è qualche eccesso quotidiano, qui stiamo parlando di persone che stanno di 11 anni in più per consumo di vino in fibra di massi d'età, vedete sotto ci sono i valori delle casette, i valori assoluti, stiamo parlando di giovani tra i 15 e i 15 anni, ce ne sono ad esempio 5.000 che bevono uno o due bicchieri di vino al giorno, ce ne sono 8.000 che bevono birra tutti i giorni a salire fino a comportamenti tra i 16 e i 17 anni, fermiamoci su questi, sui minorenni, che ad esempio anche qui 5.000 che bevono uno o due bicchieri di vino al giorno, addirittura ce ne sono 2.000, ma messo così 2.000 servirebbero chissà quanto, poi magari in percentuale di incidenza è molto bassa. Comunque ci sono alcuni comportamenti a rischio. Anche qui, come si posiziona il Friuli Venezia Giulia rispetto a questi consumi che possono andare fuori dal consumo moderato? Mezzo litro di vino al giorno è il 2,5% della popolazione a fronte del 2% che è la media Italia. Nel consumo giornaliero di birra c'è un calo rispetto al profilo medio, quello italiano, e
anche sulla birra, ad esempio anche sulla birra bevono birra tutti i giorni 4,1% della popolazione in Friuli contro il 6% della media nazionale. Ecco, c'è un problema, attenzione agli aperitivi. Il collega Breschi in apertura ha parlato di Spritz Generation, perché in effetti stiamo parlando di un fenomeno che è quello del consumo di, diciamo, di aperitivi alcolici. Vedete, la barra blu è quella degli aperitivi alcolici, guardate per esempio il fuoripasto. Naturalmente si tratta di aperitivi, per definizione l'aperitivo è un fuoripasto, diciamo, è poi prima dei pasti in qualche modo, adesso è diventata una cosa un po' ibrida, l'aperitivo è anche food e così via, però di fatto è un fuoripasto. C'è un picco molto alto, alcolici fuoripasto aperitivi, il 50%, delle persone che hanno ad esempio tra 20 e 24 anni e così via. Di nuovo al fuoripasto, attenzione, ma andrò molto veloce, 39%, esiste quindi un problema fuoripasto che è la vera novità di questi ultimi anni, questa dissociazione tra cibo e bene, soprattutto bevande alcoliche. Passo molto rapidamente, a un problema che noi abbiamo messo sotto monitoraggio per dire che come andrebbe, che quali sono oggi i problemi, dove si riscontra. Abbiamo visto il fuoripasto, abbiamo visto il problema degli aperitivi e così via. C'è un problema che si collega a un fenomeno emergente che è quello della movida, ma che noi abbiamo voluto correttamente chiamare il mala movida. È un fenomeno molto forte in alcune delle aree città, nelle aree metropolitane, nelle grandi città, e sappiamo che lì esiste in alcune aree ben circoscritte una domanda di alcol elastica verso l'alto, che crea una serie di problemi, anche problemi di sicurezza, problemi di salute, problemi anche di gestione proprio del rapporto tra residenti e non residenti, dove sono coinvolti anche le attività commerciali. Però abbiamo visto che si sta creando un fenomeno, qui occorrerebbe mettere le mani, ma io ovviamente non do vicenda da questo punto di vista, se ne parlerà. Esiste un problema di locali che stanno diventando sempre più scantificati, cosiddetto drinking paradise, cioè si beve spesso fuori dai locali, perché ci sono locali che non sono pubblici esercizi a volte, anzi spesso, sono appunto imprese di altra natura che scaricano verso l'esterno tutto ciò che riguarda i problemi legati all'alcol. Ecco, da questo punto di vista, qui con la musica sono una guida, d'altra parte parlavo di guida, l'ho evocata, manca soltanto l'altro, perché i suoni sono in meno. Nonostante tutte le direttive che vengono date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle nostre istituzioni interne, vediamo che c'è un proliferare di esercizi, ripeto, non solo pubblici esercizi, che fanno dell'alcol il loro core business, scaricando verso l'esterno. Allora, qui c'è un problema. Allora c'è un problema e vado al solo, devo stringere, forse ho rubato troppo tempo. Esiste un problema di rapporto dei giovani alcol, soprattutto in alcune aree, ma esiste anche un problema di insediamento delle attività commerciali in quelle aree, che non si può eludere. Io vi ringrazio, scusate la chiusura è un po' veloce, ma il tempo non è molto. Lascio la parola al dottor Pezzagli, che ci ha fatto l'onore di essere qui di Giorgia e di Giorgia. Quindi in sintesi cosa sta facendo a soffrire per i giovani con redditi di vita. Grazie mille, intanto grazie agli amici di FIPE e al dottor Fiore per avermi invitato, sono molto onorato di questa possibilità di parlare di un tema che è sicuramente molto importante, molto serio e nel quale l'associazione che rappresento e le aziende vivarie sono perfettamente consapevoli ed è per questo che poi vedremo le attività che abbiamo avviato in proposito. Un attimo, l'avevamo prima. Il Wagner ha cominciato a parlare del tema. Ricordiamo che fino a una ventina di anni fa
sul tema di studiare il fenomeno dell'atteggiamento degli italiani verso l'alto non c'era nessuno che se ne interessasse. L'unica realtà era l'Osservatorio Giovani e Alcol, successivamente sono intervenute altre realtà, l'Istat con l'indagine multiscopo, l'Espad che esamina i comportamenti dei 15-19 anni delle scuole ed altri organismi che sono poi finanziati la maggior parte dall'Unione Europea. Allora, tentiamo di capire, è reale l'allarme sull'alcol o forse c'è a volte un tema di, non voglio dire esagerazione, ma forse una particolare emotività nell'affrontare quello che accade sul tema alcol. Sicuramente l'opinione pubblica è molto più attenta a sempre peggio, sicuramente l'opinione pubblica è molto più attenta al tema dei comportamenti degli italiani verso l'alcol. Cioè, è acceso e c'è sicuramente un sensazionalismo dei media quando parlano dell'aspetto dell'alcol. Ovviamente le famiglie che leggono sui giornali sono certamente molto più attente e hanno, e quindi si sviluppa un allarme al loro interno, e invocando poi da parte del decisore politico misure sul contrasto sempre più restrittive. Ora, se vogliamo andare a confrontare quello che accade, un confronto tra italiani e altri paesi, vediamo che negli ultimi 30 giorni, i 15-16 anni, la media europea è il 57% di chi ha consumato almeno una volta, vediamo che c'è una fascia alta che è sicuramente più alta di noi e noi ci sentiamo leggermente oltre la media, ma sicuramente al di sotto dei paesi alto consumanti. Il dato però è più interessante, non capisco perché non appaia, ci troviamo, è non capisco perché non appaia al grande, poi l'ubriachezza negli ultimi 30 giorni, allora è capace. Voi vedete che a fronte di una media di ubriachezza nell'arco della vita, cioè di tutto il passato dei 15 anni, che ovviamente è molto limitato, la media è 47%, in Italia siamo di sopra il 36%, e la maggior parte dei paesi dell'Europa benestante, diciamo, si situano tra il 60 e il 70%. Anche per quello che riguarda l'ubriachezza negli ultimi 30 giorni, vediamo che a fronte di una media del 17% di ragazzi che si sono ubriacati negli ultimi 30 giorni, l'Italia è al 13%, mentre un paese con la Danimarca stanno al 37%. Questa appunto è l'indagine che è fatta e che viene fatta in tutte le scuole di 27 paesi europei, non solo l'Unione Europea. Sempre sul binge drinking, che vuol dire aver assunto più di 5-6 bevande nell'ultimo, in unica occasione, può essere una comunione, una festa, un matrimonio, un'uscita, la media europea è il 39% di ragazzi che l'hanno fatto, l'Italia è leggermente al di sotto, ci sono paesi che sono spesso poi sempre gli stessi e ci superano. Allora, in Italia la tendenza negli ultimi 20 anni, c'è stato un fortissimo calo tra gli anni 70 e gli anni 90 di consumi di bevande alcoliche, qui però non andiamo a vedere i volumi, qui andiamo a vedere quanti sono gli italiani che consumano bevande alcoliche. Come vedete è la linea verde, c'è stato un leggero aumento fino al 2005 e poi di nuovo un calo. Sono il 78% gli italiani che consumano bevande alcoliche, che vuol dire da una volta l'anno anche tutti i giorni. Quindi andiamo a vedere poi invece negli ultimi 3 mesi, qui andiamo ai 15-24 anni, come vedete, cioè, sicuramente questo lo sappiamo, è la birra, la bevanda preferita dai 15-24 anni, è cresciuta fino ai fine anni 90, inizio anni 2000 e poi stabile con una leggera decrescita, qui mancano poi gli ultimi 2 anni. A fronte del vino che ha continuato a crescere alle 90 per poi cadere, e fra i giovani invece vediamo, e corrisponde ai dati, che la percentuale di consumatori di superalcolici è in aumento e non ha perso troppo negli ultimi anni. Quindi in conclusione, vediamo che c'è stato un aumento fino al 2006 dei consumatori regolari che poi si sono stabilizzati. In Italia c'è un approccio, un inizio al consumo che è basso, perché si comincia a consumare, a conoscere
ristoranti alcolici in famiglia, quindi è mediato dal contesto familiare, che probabilmente, anzi sicuramente non è un male, perché è meglio imparare a bere, magari non in primissima età, ma il primo approccio avevano insegnato dai genitori, piuttosto che impararlo con un'uscita solo tra ragazzini e tra ragazzi. Certamente c'è, ahimè, una binge drinking è diffuso perché il 35% è elevato, questo però è un dato che purtroppo è collegato al fatto un pochino che il mondo ormai è molto distanziato, ci sono più grazie ai social media, a Facebook, e si tendono spesso a copiare anche comportamenti forse troppo intelligenti da altri paesi, e poi c'è una voglia di sperimentare su cosa lo fanno in altri paesi, lo voglio fare anch'io, questa stupidaggine recente del Next Generation, e finalmente abbiamo visto il serio di una ragazza che ha rinunciato a dover seguire per forza questa chiamata di uno degli ubriacati all'altro che subirà. Ed è vero che c'è sempre meno un consumo ai passi delle bevande alcoliche, questo come abbiamo visto prima non è un fenomeno solo dei giovani, è un fenomeno italiano, anche se poi, come giustamente veniva detto dal mio collega, non è più un aperitivo, gli aperitivi ormai sono anche bevuti ai pasti. Andiamo a vedere cosa fa la nostra associazione. Noi siamo impegnati da tempo nel promuovere un consumo responsabile e nel limitare a un non consumo in almeno caso nostro. Tre casi in cui non si deve mai consumare, se si è troppo giovani, la legge ha fissato questo livello a 18 anni, ma poi già prima non intenderanno il modo che c'è nella nostra comunicazione, e invitavamo a non consumare i minori di anni 18, poi è passato da 16 a 18 recentemente, quando si programma un figlio e quando ci si pone alla guida. Noi abbiamo attivato un portale e un programma che si chiama Guida sulla vita, vedi responsabile, con un suo portale, ed è suddiviso sulle tre tematiche che vi ho detto prima. Andiamo a vedere più nello specifico cosa abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo cominciato con il tema dell'alcol e della gravidanza, nessuno aveva affrontato in Italia, tutti sanno che non si devono avere alcuni comportamenti alimentari quali consumare bevande alcoliche in gravidanza, quasi nessuno sapeva che il rischio di che il feto sviluppi la sindrome fetale sia nelle prime 5 settimane, quando una donna spesso non è neanche consapevole di essere in attesa. E quindi se si programma un figlio sarebbe più opportuno astenersi dal consumo di bevande alcoliche, perché non si conosce la soglia di sicurezza, probabilmente un bicchiere al giorno non farebbe male, ma nell'incertezza è meglio di astenersi. L'abbiamo fatto con la società italiana ginecologia ostetricia, con un claim che diceva se aspetta un bambino con acqua può attendere, c'erano dei tempioni, dei brochure informative in tutti i 5.000 studi di ginecologia che hanno aderito, successivamente nel 2012 l'abbiamo portata online, ci siamo rivolti a questo punto alle donne più giovani che erano quelle meno sensibili al tema, con 40 persone famose che hanno rilasciato delle interviste che erano quindi ascoltabili e reperibili sul sito. E abbiamo avuto su questo il patrocinio del governo italiano con il programma interministeriale Guadagnare Salute. Sull'alcol e guida abbiamo cominciato 5 anni fa con una campagna dal nome Le chiacchiere stanno a zero o bevi o guidi, insieme a UNASP, che è l'Unione Nazionale delle Scuole in Guida, abbiamo predisposto, con la consulenza loro ovviamente, una serie di materiale informativo che era presente in tutte le autoscuole, perché riteniamo che rivolgersi ai ragazzi quando devono passare l'esame di scuola guida sia molto più efficace, perché è all'inizio della loro carriera di guidatori, di conducenti, e lo saranno per 60, 70, 80 anni forse, con l'aumento della vita media. E 200.000 patentati hanno ascoltato un nostro formativo, quindi durante la loro formazione è stato spiegato cosa vuol dire l'alcol, cos'è lo 0,5, come si consegue, come ritarda i nostri tempi di reazione, come diminuisce il nostro il virus. Andiamo rapidamente, abbiamo fatto poi una campagna diretta ai giovani insieme a Radio 105 e allo Zoo di 105, ognuno di loro lasciava un messaggio su come avrebbe invitato i loro amici a avere un comportamento più corretto per l'alcol alcolico, poi una guida messa online per risposta da scienziati, a capo c'era Veronesi, un sito interattivo dove si poteva cliccare e avere le varie risposte, e qui abbiamo avuto il patrocinio del ministro Meloni, all'epoca ministro della gioventù. Per quello che riguarda l'alcol e la guida, abbiamo cominciato con la guida alternativa e l'anno scorso
abbiamo creato un'experience tour, siamo andati con questo camper in giro per l'Italia in 7 città, da nord a sud, e invitavamo i giovani in modo divertente a sperimentare. Questa campagna ha avuto di nuovo l'appoggio di Guadagnare Salute e di Media Friends. Infatti Matteo Viviani, che tutto conoscete, molti di voi conosceranno, è forse una delle più famose iene, ha aderito, ha girato uno spot che è andato in onda in tutte le stati sulle reti Mediaset, senza alcun costo da parte nostra, e è stato presente anche una delle nostre tappe a Genova. Come vedete, questo è il percorso che abbiamo fatto, c'erano dei ragazzi della vostra età che andavano in giro a invitare gli altri ragazzi a sperimentare questi occhiali, è una specie di maschera, dovevi con questa maschera che ti dà un virus come se fossi primo, quindi una visuale deformata, dovevi fare un percorso di abilità mettendo un piede dopo l'altro e mettendo delle penne all'interno di un vasetto e dopodiché guidare un simulatore di guida, lo vediamo più avanti, qui lo trovo Matteo Migliani, che aveva i tempi ritardati come se uno fosse primo. Chi riusciva a fare il percorso migliore di queste tre prove vinceva una decina di ragazzi, hanno vinto un premio, un corso di guida sicura, sponsorizzato e patrocinato dall'ACI presso il circuito di Valle Lunga. Io con questo ho finito, le domande poi le faccio. Perché è stato rilevato che ci sono stati dei gestori che hanno
fatto bere, diciamo, dei giovani dai 15 ai 18 anni, ma addirittura in un caso, questo devo dire purtroppo, anche un giovane minore che andava tranquillamente bevendo birre e alcolici perché aveva, era appena solo 15 anni. Le forze di polizia, le forze dell'ordine in questo tipo di attività hanno, diciamo, hanno confermato quello che alla fine voi, soprattutto voi, sapete perfettamente, che la bibita, consentitemi il termine bibita, che viene più diffusa, è il cosiddetto sciottino, per esempio, che praticamente è da shot, che vuol dire spago, perché lo sapete meglio di me, ma ve lo dico lo stesso, giusto perché continuo, è uno spago di alcol dello stomaco, è una bomba alcolica che è immediata, viene assunta immediatamente dall'organismo e che cosa fa? Praticamente ti sballa subito, ti sballa rapidamente. Lo sciottino, purtroppo per voi, oltre ad essere altamente alcolico, perché è una bella mescolata di alcol puro, quale vodka, succhi di frutta e perché no, qualche bevanda energetica, è anche molto, molto economico e quindi che cosa fa? Ne consente un consumo significativo. Un ragazzo giovane può permettersi dai 10 ai 15 sciottini a serata. Potete immaginare con che effetti benefici sull'organismo a livello mentale, a livello fisico e tutto il resto. Tenete presente che l'alcol non ha solo problemi fisici che sono evidenti, l'alcol dà soprattutto problemi anche emotivi, caratteriali, perché può trasformare il comportamento delle persone, soprattutto nei giovani, rendendo difficile la concentrazione, quindi il rendimento scolastico, rendendo più aggressivi comportamenti e le azioni tra loro. Per fortuna non si deve parlare solamente di repressione, la cosa importante e che dovrebbe essere quella fondamentale è la prevenzione, che nasce principalmente da voi, con l'aiuto di quelle strutture, del pubblico e del privato sociale che sono in grado di aiutarvi. La prefettura vuole ricordare, visto che l'ambiente è questo, un'iniziativa che si è sviluppata nel 2010 in collaborazione con la prefettura, Forza dell'Ordine, ASPO e Azienda Sanitaria, nell'ambito della gestione di 6 comuni del mandamento di Pordenone, è per sensibilizzare praticamente una serie di persone sul problema dell'alcol ai minori. Quindi sono tenute serate a tema, alla quale in serata poi sono state invitate associazioni sportive, politici municipali, rock, dirigenti scolastici e gestori dei locali pubblici. Ma oltre a questo, pur non avendo particolari competenze in tema di sociale, la prefettura ha cercato di creare delle reti che mettessero attorno allo stesso tavolo più strutture pubbliche e private, perché ciascuno per la propria parte di competenza potesse realizzare dei progetti di prevenzione, progetti per aiutare i giovani, ma soprattutto per ricevere da loro le indicazioni per come aiutare i giovani. Io non so se le vostre scuole sono state coinvolte nel famoso progetto Rideremo tra 20 anni, ormai da qualche anno che è in circolazione. È un progetto che ha portato diversi suggerimenti che voi, tramite la vostra consulta giovanile, avete socialmente fornito, a realizzare uno spettacolo, la predisposizione di video, fatti da voi, corsi di azione e quant'altro. L'obiettivo di qualsiasi progetto comunque non è mai quello di realizzare un video, un spettacolo, una gara. Non è neanche quello di fornirvi, entrare nelle scuole per fornirvi indicazioni tecniche su quello che deve essere fatto, quello che è giusto e quello che è sbagliato, perché fondamentalmente i giovani, voi giovani, sapete perfettamente quello che è giusto e quello che è sbagliato. Quello che intende fare ogni progetto, ogni progetto di questo genere, di prevenzione, è far scaturire quella consapevolezza del perché fare un certo tipo di scelta. Cercare di proporre una possibilità di dialogo per capirci e capirvi e aiutare in qualche modo a sviluppare una personalità forte in grado di decidere che cosa è giusto e cosa non è giusto fare. Io vorrei chiudere facendo un po' una cosa positiva, un messaggio abbastanza positivo
sociale del loro benessere fisico e mentale. Da parte degli adulti, c'è un corso che vorrei solo dire questo. Oltre a mettere in campo tanti ripartiti, la cosa più importante è credere nei giovani, nella loro capacità di farcela e soprattutto offrire loro modelli altamente positivi. Okay. Ma lei sta, prima di tutto, la cosa che doveva dire oggi è una cosa molto semplice. Noi come FIPE siamo a favore della lotta che viene fatta contro l'abuso di alcol da parte dei minori. Infatti noi qui a Pordenone abbiamo fatto una cartellonistica, abbiamo interagito con la prefettura, abbiamo fatto delle campagne di sensibilizzazione, abbiamo fatto anche dei corsi per far capire ai giovani che non bisogna bere. Però il problema, che io sono un barista, che mi è capitato questa mattina, una cosa molto semplice: si presenta un padre con un figlio e chiedono due sprezzate. Io chiedo l'età del figlio, il figlio ha 17 anni, il padre mi fa, ma li fa luglio. Io se avessi dato lo spritz a quel figlio avrei preso la multa, il padre non avrebbe preso nulla. È giusto che noi baristi facciamo il nostro lavoro, noi somministriamo bevande anche. Noi abbiamo tre obblighi precisi quando somministriamo alcol. Non dobbiamo somministrare alcol a chi è palesemente ubriaco, non dobbiamo somministrare alcol a chi non è fisicamente e psichicamente, secondo noi, e non dobbiamo chiaramente somministrare alcol ai minori. Però io quel giorno ho detto, beh, io avrei preso la multa, se fosse stato un minore di 14 anni mi sarei preso una denuncia penale. Il padre era lì con lui, che conseguenza avrebbe avuto? Nessuna. Il problema è che noi dobbiamo fare il nostro lavoro, noi siamo tenuti obbligati, io sono in prima linea contro l'abuso di alcol dei minori e noi come associazione siamo in prima linea e lo stiamo dimostrando ormai da anni perché questo non accada. Però dobbiamo sempre tenere presente che il barista è la punta dell'iceberg del problema. Il barista non è il problema. La società, quando giustamente un barista viene multato, viene denunciato perché somministra alcol minore, non ha la coscienza a posto. Perché bisogna chiedersi anche perché un ragazzo va in un bar a chiedere alcol, perché un ragazzo manda una persona di 18 anni dentro un supermercato a prendere bottiglie di super alcolici per consumarle nei giardinetti. Dobbiamo chiederci questo, perché lo fanno? Perché un ragazzo lo fa? Perché è vero ed è giusto che noi dobbiamo far rispettare la legge e ripeto, noi siamo in prima linea, però dobbiamo andare a monte del problema. Il problema a monte è capire perché i ragazzi lo fanno. Questo è un dibattito che chiaramente un barista non può affrontare, ci sono delle persone molto più esperte e molto più qualificate di me che lo devono fare, però bisogna chiedere perché ci sono tutti questi giochi che vengono fatti in internet, perché ci sono in giro dei famosi sottini che io come barista, se un barista fosse professionale, non dovrebbe assolutamente fare, perché lo sottino a un euro è un insulto al lavoro di un barista e quindi lì proprio bisognerebbe vietare assolutamente una cosa del genere, perché non si può dare un sottino di alcol a un euro giovane, non esiste darlo neanche a un maggiorenne, perché a un euro non si può dare alcol, è immorale. Però dopo dobbiamo andare a capire anche perché si dà, perché un ragazzo ti viene a chiedere alcol. Ci sono dei problemi in famiglia, ci saranno problemi sociali che noi baristi non abbiamo il compito di affrontare, però deve fare qualcuno molto più qualificato di noi. Per me il problema è solo lì, è giusto prevenire, è giusto colpire chi non rispetta le regole, però andiamo anche a capire i problemi perché i giovani vengono a chiederci alcol. Grazie. Buongiorno, sono vice presidente e mi collego a quello che ha detto il mio assessore, che ovviamente è un problema estremamente sociale. I ragazzi vivono delle esperienze negative già all'interno della politica, posso parlare con condizioni di causa, sono più di 20 anni che faccio questo lavoro e ho visto che nelle famiglie
famiglie dove ci sono problemi di alcol, i ragazzi stessi poi cadono dentro in questa spirale qua. Quindi sicuramente noi abbiamo le nostre responsabilità, dobbiamo aiutare chi è preposto ai controlli, quindi rispettare le regole, cercare di informare anche i ragazzi sulle conseguenze, noi stessi dobbiamo pagare se facciamo questo tipo di servizio, però mi sembra che il problema è prettamente sociale. Una cosa che io ho notato in questi ultimi anni, non voglio che venga interpretato come un segnale di razzismo, ma il maggiore consumo di superalcolici non è fatto dagli italiani, ma soprattutto da gente di paesi dell'est, perché hanno ancora l'abitudine a consumare il denaro con cena oppure bere anche in maniera positiva. Bisogna cercare di lavorare tutti insieme, non è che abbiamo tante possibilità, però sicuramente è un problema sociale. Ho la certezza su questo. Grazie. Grazie dell'invito e sono soddisfatto di questa fortuna, almeno una volta evidenziato che la FIPE questa tematica, insieme alle aziende, insieme alle amministrazioni, ai fornitori, proprio per cercare di risolvere un problema che spesso di chi non dipende gli imprenditori sono l'ultimo anello della catena di un problema sociale importante. E dico agli imprenditori che devono rispettare le norme, ma che non sono l'uso per cui è giusto che continuino a somministrare alcol in maniera adeguata, che non si dia alcol alle persone alterate, alle persone ubriache. E questo vorrebbe dire non fare, come ricordavano i miei colleghi recentemente, non fare l'imprenditore in maniera corretta, in maniera etica. Ecco, il viceprefetto prima dava dei dati sui controlli, non ho capito se erano trasversali solo sulle attività di pubblico esercizio, perché mi piacerebbe sapere quanti controlli vengono fatti anche nella sostituzione in parallelo, nelle turismi, nelle feste, nelle stragre, o comunque anche nell'autocidismo, perché sapere anche il numero di sequestri, nelle birra o di bancali di alcol che vengono messi sul mercato in maniera illegittima, sarebbe anche questo un dato importante per capire di cosa stiamo parlando e di quante è anche un valore che viene legato a questi termini di abilità. Perché io credo che la federazione sia percorrendo un percorso corretto, stia sensibilizzando dalle istituzioni, dai propri associati, e credo che dovremmo coinvolgere sempre il corso, soprattutto dove sono i ricercatori. Al di là, abbiamo qua, abbiamo avuto una scuola di cantiere, ma credo che il problema, come ha portato dei dati iniziali, il problema nasce molto prima rispetto all'età dell'adolescenza. Abbiamo un problema che sempre di più rivolgersi è percepito comunque inizia nella scuola elementare, per cui da veramente bambini 10-11 anni, è quello che inizia a intervenire con una comunicazione semplice, facendo giocare questi bambini, facendo probabilmente disegnare, inventando un corso proprio per quelle che possono essere i nostri problemi. Io ti ringrazio sempre di Renzi proprio perché le cose che sono state dette questa mattina sono chiaramente state molto interessanti, credo che abbiano in qualche maniera approfondito il tema trasversalmente. Mi auguro di vederci presto qui sul territorio, questa meravigliosa città di Pordenone, questa meravigliosa provincia, proprio per continuare questo percorso e anche mi auguro che possa essere dare a tempo su quelle che possono essere la comunicazione proprio con le scuole. Grazie, buonanotte a tutti e buon appetito. Prende un segno, però è stato importante non solo farlo, perché c'erano del tutto in particolare, cioè il giorno di domani lavorerà.
grazie e un buon